Le aree protette delle Alpi Cozie si trovano inserite in un territorio ricco di storia, di natura, di tradizioni, di favole e di leggende. Sarà proprio da quest'ultimo aspetto che qui ci soffermeremo dando qualche spunto. Partiremo da una favola tra le più conosciute, scritta da Felix Salten negli anni 20 del secolo scorso. È ripresa dalla Walt Disney in un celebre cartone animato diventato ormai un classico, Bambi. Questa storia parla di un cervo, un animale che popola le nostre montagne e che non di rado si riesce facilmente a vedere. Bambi nasce nella foresta e ben presto deve imparare a camminare per seguire la madre. Incontra tanti amici che vivono come lui nella foresta. Cresce velocemente e durante l'inverno fa la conoscenza con la neve e con la difficoltà di trovare del cibo. Purtroppo la mamma muore, ma su Bambi veglia suo padre, il principe della foresta. Diventato adulto, conosce una cerva. Ecco, la ruota della vita non smette mai di girare e Bambi diventa padre a sua volta e ben presto sarà lui il principe della foresta. Questa favola non è direttamente ambientata nelle nostre valli, ma come abbiamo anticipato prima, cervi piccoli, giovani, adulti, maschi e femmine popolano i nostri parchi e in alcune aree, con un po' di accortezza, si possono vedere facilmente in quasi tutte le stagioni. Una leggenda che invece riguarda strettamente il nostro territorio è quella del lupo di Jussaud. Jussaud è una borgata oggi semi-abbandonata che si trova a Pragelato e che una volta era popolata da diverse famiglie. Ognuna di queste famiglie aveva le sue pecore che portava a pascolare nelle bellissime praterie poco più alte. Un abitante di Jussaud aveva la stalla isolata posta fra l'abitato e i pascoli e ogni sera richiudeva le sue pecore e scendeva a dormire presso la sua casa nel villaggio. Una notte, però, comparve in quel luogo un misterioso animale. Era un lupo. Affamato, trovò nel bosco la traccia odorosa lasciata dalle pecore e la seguì fino alla stalla isolata. Qui, vista la mancanza di pericoli, cercò il modo di entrare, ma non gli riuscì. Ecco allora balenargli un'idea. Infilò la coda sotto la porta e cominciò a scodinzolare. La pecora, che fra tutte era la più curiosa, si avvicinò a quella cosa strana che muoveva sotto la porta. Si avvicina, ed ecco che il lupo le prese con una zampa il muso. Tirò forte finché riuscì a farla passare sotto la porta. La prese con sé e scappò nel bosco, dove si riempì la pancia. Il giorno dopo, il pastore aprì la porta per condurre le sue pecore al pascolo, ma contandole si accorse che ne mancava una. Accidenti, ora devo cercarla chissà dove, esclamò. Infatti era convinto di averla dimenticata in montagna il giorno precedente, chissà dove. La cercò tutto il giorno, ma con scarsi risultati. Giunta la sera, rinchiuse nuovamente le pecore nella stalla, con il proposito di continuare le ricerche il giorno dopo. Ma la fame del lupo si era di nuovo fatta sentire. Così il predatore tornò presso la stalla, infilò per la seconda volta la coda sotto la porta e incominciò a scodinzolare. La pecora, che era la seconda più curiosa, si avvicinò per capire cos'era quella cosa strana che si muoveva sotto la porta.
E appena fu a portata di zampa, il lupo se ne impadronì, scappò nel folto del bosco dove si riempì nuovamente la pancia. Il giorno dopo il pastore si accorse che ora gliene mancavano due. «Qui qualcosa non funziona», disse. «Questa notte la passerò con le mie pecore», aggiunse poi tra sé e sé. E così fece. Giunta la notte, si mise comodo fra le sue pecore dentro la stalla. All'improvviso sentì un rumore ed ecco apparire sotto la porta una coda. Sì, la coda del lupo. Ma cosa fare? Se il pastore avesse aperto la porta, il lupo sarebbe scappato via. Lo stesso se avesse gridato. Ecco che gli venne un'idea. Si avvicinò piano piano alla coda e quando fu alla distanza giusta, si avventò su di essa, la prese fra le mani e incominciò a tirare. Il lupo si spaventò, provò a liberarsi da quella stretta micidiale, ma invano. La notte passò così con il pastore che tirava da una parte e il lupo dall'altra, senza che nessuno avesse la meglio. La mattina dopo, purtroppo per il lupo, gli altri abitanti di Giussaut, preoccupati, non avendo più notizie del pastore, salirono con bastoni e falci, arrivarono alla stalla e appena videro il lupo, gli fecero pentire di aver portato via le pecore. Questa storia, tramandata oralmente di generazione in generazione dagli abitanti locali, ci racconta il difficile rapporto tra l'uomo e il lupo. Ma altre figure fantastiche popolano le nostre montagne. Fate, draghi, perfino streghe. Si racconta che una strega vivesse al Colle del Bet in Val Troncea. Era la custode di un pentolone pieno di monete e preziosi. Chi avesse trovato il tesoro, per poterlo far suo, non avrebbe dovuto mai distogliere lo sguardo da esso. Un vecchio signore di Massello, venendo a conoscenza dell'esatta collocazione del tesoro, decise di salire al Bet, accompagnato da un giovane nipote. Raggiunto il colle, i due riuscirono a trovare il tesoro, ma all'improvviso la vecchia strega comparve vicino a loro, minacciando da vicino il giovane. Il ragazzo chiese aiuto al nonno, inutilmente, poiché il vecchio dedicava tutta la sua attenzione al tesoro. Solamente quando il nipote gridò forte perché la strega stava per forargli gli occhi con un fuso, il nonno distolse lo sguardo dal tesoro per intervenire. In quell'attimo la strega sparì anche il tesoro. E se oggi salite verso il Colle del Bet, in un bellissimo paesaggio, oltre alle miniere ormai abbandonate che ci testimoniano un passato dedicato alle attività estrattive, chissà che a un esame attento qualcuno non possa scorgere dove si nasconde il tesoro, perché è ancora lì, nascosto da qualche parte. Più in basso, a Fenestrelle, ci sono tantissime fortificazioni fatte erigere dai francesi e dai Savoia. Le difese si inerpicano lungo i versanti delle montagne per diverse centinaia di metri. Un piccolo osservatorio è stato eretto su una evidente cresta rocciosa. Si chiama la Garitta del Diavolo. Ci sono diverse ipotesi su questo strano appellativo. Qualcuno ritiene che il luogo è talmente inaccessibile che solo attraverso un patto con il diavolo si sarebbe potuta realizzare la struttura. Altri
si sono accorti che è un luogo dove la brezza soffia sempre, facendo, chissà, vedere il diavolo a chi era di sentinella in un simile posto. Ma alcuni ritengono che il diavolo distruggesse di notte ciò che gli uomini costruivano di giorno. Ma alla fine la volontà degli uomini ha avuto ragione anche del diavolo. E questo è proprio l'augurio che vogliamo fare, che la volontà degli uomini possa sconfiggere i mali che ci opprimono.